La celiachia è una malattia che, specie negli ultimi anni, si è andata, diffondendo in maniera estremamente significativa. Che cos'è la celiachia? È fondamentalmente una, risposta anomala da parte del sistema immunitario di un individuo nei confronti di un, particolare elemento nutritivo, il glutine. Il glutine fa parte della dieta degli esseri umani da quando esistono nuclei di ominidi cacciatori-raccoglitori, perché è comparsa e compare e aumenta, probabilmente per diverse concause. Da un certo punto di vista, non solo l'organismo umano si è evoluto nel tempo, ma anche il glutine ha cambiato le sue caratteristiche di DNA nel corso dei milioni di anni dalla sua prima comparsa. Anche il nostro sistema immunitario, sempre più sollecitato da condizioni ambientali, da situazioni di stress e quant'altro, ha imparato a reagire in maniera molto più significativa a sostanze a cui in realtà dovrebbe essere assuefatto. Questo è il motivo dell'espansione in grossi termini di questo tipo di patologia. Perché è importante fare prevenzione per la celiachia? Perché la celiachia è una malattia che, se trascurata, porta a disepitelizzazione del tratto intestinale e a marcati sintomi di malassorbimento che possono poi provocare a cascata altre patologie di diversa gravità. Oggi la diagnosi viene posta attraverso l'esecuzione di una biopsia gastrica. Chiaramente è una procedura invasiva, non gradita dal paziente, ma in qualche modo inevitabile per avere la certezza che la causa dei fastidi sopportati dal paziente sia effettivamente la celiachia. L'approccio dal punto di vista della genetica molecolare può essere utilizzato per definire delle categorie particolarmente a rischio attraverso una modalità di analisi che prevede semplicemente l'esecuzione di un prelievo di sangue. Certo, il prelievo di sangue è anch'esso un metodo invasivo, ma sicuramente molto meno fastidiosa di una gastroscopia operativa con prelievo di biopsia. Il fatto di risultare eventualmente portatori di un assetto genetico predisponente per la celiachia non vuol dire avere la malattia conclamata, ma è sicuramente un campanello d'allarme che dovrebbe già indirizzare, da un lato, a una serie di ulteriori approfondimenti, fra cui quello che citavamo prima, dall'altro, di per sé, anche all'associazione con stili di vita e di alimentazione che possano comunque ritardare, se non addirittura evitare, l'insorgenza conclamata della patologia. Presso i laboratori del Centro Diagnostico Italiano è possibile eseguire il test di tipizzazione dell'aplotipo HLA, che è appunto il test che permette di identificare dei soggetti che sono particolarmente predisposti allo sviluppo della malattia celiaca.